Ragazzi, è andata male, più di questo che potevamo fare? Ma un po' era nell'aria, dopo aver speso energie con il Bayern Monaco e aver fatto una partita strepitosa in Champions, appunto. E poi, nonostante quella partita, abbiamo fatto un primo tempo bellissimo oggi, attenzione, abbiamo dato tanto. Normale che poi vai sulle gambe e poi al secondo tempo crolli, ci sta tutto, lo capisco. Non posso di niente a Salazio. Poi sto Bologna ha sculato, sculato, sculato proprio. Pure questi ragazzi, ma che vanno a fare? Ma tanto non lo sanno che prima o poi scoppiano. Sono squadrette che poi crollano. Noi più di questo che potevamo fare? Ragazzi, ora obiettivo Champions. Andare più avanti possibile in Champions e poi la Coppa Italia con la Juve. Ragazzi, io non posso di niente a Salazio. Si sapeva, era fisiologico che poi saremmo poi crollati, no? A lungo andare. Luis Alberto poi rimasto un po' deluso da lui, ma adesso della squadra si è comportata bene in campo. Primo tempo super, poi il secondo, ragazzi, è andata come è andata. Si sapeva, secondo me si sapeva. La Champions fa spendere energie in maniera proprio altisonante. Proprio altisonante. La Champions è la Champions e lo vedrete questo weekend con tutte le altre squadre europee e italiane che hanno giocato la Champions. Sia prima che dopo succede, ragazzi, succede. Guardate il Napoli. Napoli deve giocare la partita col Barcellona 1-1 col Genoa. Sicuramente poi domenica risoffrirà di nuovo, ma è così ogni anno. Chi fa la Champions è questo. Peccato, ragazzi, ci faremo la prossima partita, ci rifaremo già col Torino, ne sono certo. Ragazzi, laziali, mi raccomando, non ne mordete. La Lazio quest'anno a me continua a piacermi. Non posso di niente a questa Lazio. Forza ragazzi, forza Lazio, andiamo a vincere a Torino e sperando che facciamo una prestazione all'altezza. Ma sono fiducioso che possiamo vincere a Torino e portiamo a casa sti 3 punti. Forza Lazio, sempre e comunque, ragazzi.